Ben ritrovati amici modellisti anonimi, siamo all'uscita numero 49 di Auto Vintage Europe Collection. Oggetto di questa uscita è l'Audi 4 del 1980, ma prima di osservare questo bel modellino, diamo come sempre uno sguardo al fascicolo. L'apertura naturalmente è dedicata al modello, un modello storico che ha segnato un punto di svolta per quanto riguarda la produzione automobilistica e non solo per quanto riguarda le automobili di serie, ma anche e soprattutto forse per quanto riguarda l'impiego delle vetture in campo sportivo nel rally più specificamente. Quindi l'articolo ripercorre la storia di questo modello, la nascita della trazione 4x4 applicata sulle vetture, trazione che inizialmente viene utilizzata per scopi più pratici, più tecnici. Si parte appunto da questo modello, il Volkswagen Iltis, poi secondo un'intuizione dei progettisti Audi la trasmissione è stata spostata su un modello stradale e dopo le prime incertezze poi è diventata la trazione integrale, che ha dato appunto un punto di svolta, come detto prima, alla produzione automobilistica sportiva e non. L'articolo è carino da leggere, non è pesante, è ricco davvero di tante informazioni. Poi abbiamo la pagina centrale con un'immagine in grande formato del nostro modellino e alcune didascalie che vanno a porre un focus su alcuni aspetti particolari del modello. Altro interessante articolo è quello dedicato all'Audi in generale, quindi alla nascita del marchio Audi, alle particolarità relative al nome, alle vicissitudini del marchio, i vari passaggi di proprietà. Anche in questo caso si tratta di un bel articolo molto interessante. E poi naturalmente si chiude con un articolo dedicato alle esperienze realistiche di casa Audi, e naturalmente il riferimento non poteva non essere che a questa vettura, che ha dato davvero tante soddisfazioni, soprattutto nella prima metà degli anni 80. L'ultima pagina, l'anticipazione di quella che sarà l'uscita successiva, avremo la Jaguar E-Type serie 2 coupé, modello che non mi dispiacerebbe per la configurazione. Quindi abbiamo la configurazione con i fari non carenati, però vedo qualcosa che mi convince poco dal punto di vista dei cerchi e soprattutto dal punto di vista delle luci, delle frecce anteriori, ma magari lo vedremo poi a momento debito. Adesso è venuto il momento di osservare il nostro modellino. Modellino di un bel rosso. Il rosso ci sta davvero bene su questa vettura. Ho già tolto la teca perché ho voluto dare un'occhiata in anteprima al modello, quindi per poterne vedere le caratteristiche anche degli interni. Non ci resta altro che poterlo osservare un po' più da vicino. E arriva con le ruote che girano davvero molto bene. La macchina è montata in maniera molto pulita, molto precisa. Le ruote girano bene, sono ben centrate sugli assi, ma tutta la vettura è davvero ben montata. Diamo comunque uno sguardo in panoramica, partendo da un tre quarti di questo anteriore davvero molto ben fatto. Si passa poi alla vista laterale con le forme dell'Audi 80, se non sbaglio, del periodo. Si va poi di tre quarti posteriore pieno, anche in questo caso si tratta di una bella realizzazione, lato destro, e si ritorna poi sul frontale, da dove cominceremo la nostra analisi. Frontale dominato dalla generosa calandra a listelli orizzontali molto ravvicinati, e al centro campeggia il logo Audi dei quattro anelli intrecciati. E curiosità sulla nascita di questo logo la potete trovare anche sul fascicolo. Ai margini di questa calandra ritroviamo poi i quattro fari, fari gemellati, quindi a coppie, di forma rettangolare, piccoli ma ben inseriti nel frontale della vettura. Sono quelli relativi alla prima versione, la prima serie di questo modello. I fari sono davvero ben fatti, mi piacciono molto per quanto riguarda sia la lavorazione della parte trasparente, sia per il fatto che l'ottica interna, quindi la parabola interna, è davvero molto profonda, quindi si ha un bel senso di realismo.
L'unica pecca è forse data dalla presenza dei pioli di sostegno, di fissaggio, posizionati ai lati dei piccoli gruppi ottici, un po' invadenti, ma niente di poi così grave. In particolari condizioni di illuminazione non si vedono nemmeno, ad esempio potete vedere quelli del lato destro sembrano un po' più puliti, mentre osservandoli proprio frontalmente questi del lato sinistro mostrano i pioli di fissaggio, ma non è un grosso problema. Poi al di sotto del gruppo Calandra Faro troviamo il bel paraurti avvolgente massiccio sportivo provvisto di un profilo nero che corre sulla parte superiore, e poi abbiamo anche gli ugelli per il TRG Faro. Nella fascia centrale abbiamo la targa di tipo tedesco e poi dei bei gruppi ottici integrati nel paraurti. Abbiamo quindi le luci supplementari, luci di posizione e le frecce. Si tratta di elementi in plastica trasparente, ben lavorati, ben realizzati. Anche qui un po' di pioli di fissaggio ci sono, ma va bene anche così. Al di sotto poi abbiamo le feritoie orizzontali che portavano aria fresca nella parte inferiore della vettura. Non sono passanti, ma sono tampografate, ma la tampografia è fatta davvero molto molto bene, molto precisa, quindi anche qui l'effetto profondità c'è tutto. Si passa poi alla parte superiore del cofano, vedete il rosso, un bel rosso perfettamente steso, vernice bella lucida, senza praticamente buccia d'arancia, uniforme e mai pesante, quindi tutti gli elementi della carrozzeria, tutti i tagli, tutti i rilievi si vedono alla perfezione. Cofano delle forme abbastanza semplici, abbiamo solo un leggero rialzo nella parte centrale, verso il bordo d'uscita del cofano troviamo poi degli sfoghi d'aria opportunamente e sapientemente tampografati che danno un buon effetto davvero. Si va poi verso il parabrezza anticipato dalla presenza dei tergi cristalli in plastica neri, ben fatti, ben realizzati, ben dimensionati, parabrezza poi bordato da una cornice color nero tampografata sulla carrozzeria, ma una tampografia anche in questo caso precisa e spessa, probabilmente il giusto. Andiamo a vedere poi la parte laterale della vettura, le linee sono filanti, quelle di una classica coupé, rese più muscolose, da che cosa poi dai passaruota allargati sia all'anteriore sia al posteriore, perché la meccanica che si cela sotto queste forme è quella dell'Audi 200, che era una vettura più grande rispetto all'Audi 80, che ha dato le linee invece a questo modello. Quindi la fiancata fondamentalmente è ravvivata dal punto di vista delle forme da queste, dai parafanghi allargati, che stanno benissimo su questa carrozzeria. Dal punto di vista cromatico poi abbiamo un profilo nero che, prendendo le mosse dal paraurti anteriore, va a tagliare completamente la carrozzeria da parte a parte. Sulle portiere poi, nella parte bassa, ritroviamo il logo Audi stampato sulla parte bassa delle portiere stesse, mentre il logo 4 viene posizionato alla base del finestrino posteriore. Dal punto di vista quindi della completezza c'è tutto, sono elementi sia l'indicazione 4 sia i quattro anelli del logo Audi che poi spariranno nelle versioni successive, ma qui siamo in presenza della prima serie. Altro da dire? Beh, sulla parte centrale delle portiere, dove ritroviamo un elemento davvero ben fatto, vediamo se riusciamo a mettere anche a fuoco, vediamo delle maniglie di apertura delle portiere realizzate in plastica nera, quindi staccate rispetto a un elemento a parte rispetto alla carrozzeria, ecco qui la messa a fuoco forse arriva, e quindi una bellissima realizzazione, non sono quindi nella stessa fusione della carrozzeria, sono davvero belle e ben e molto realistiche. Parte delle vetrature laterali, anche in questo caso è tutto ben fatto, abbiamo delle belle tampografie sui bordi dei finestrini, un'altra tampografia ulteriore che va a collocarsi sul bordo guida goccia, quindi sul giro del tetto. Specchietti neri in plastica,
Colombia, infatti ben montati con parte riflettente realizzata con un tocco di vernice color argento. Alla base del montante posteriore poi abbiamo di nuovo una griglia per lo sfogo dell'aria, non so se avesse scopi effettivi o solo decorativo, ma anche in questo caso si tratta di un elemento davvero ben fatto. Come vedete, la tampografia è molto molto precisa e lascia intravedere quei sottili listelli di carrozzeria, davvero davvero una bella realizzazione. Mi sono dimenticato della freccia laterale posizionata sulla parte alta del paraurti, in questo caso sì, si tratta di un elemento nella stessa fusione del paraurti stesso, evidenziato un tocco di colore arancione, ma non si poteva fare diversamente. Stessa colorazione anche per un ulteriore elemento luminoso posizionato ai lati dei fari anteriori. Per quanto riguarda il gruppo cerchio ruota, corretto tale dimensione sicuramente, per quanto riguarda il diametro e anche per quanto riguarda la sezione, un po' meno forse la forma del cerchio stesso, non che sia completamente sbagliata, ma ha un profilo un po' troppo, ecco, così si vede bene, vedete i cerchi, a me sembrano un po' troppo bombati, un po' troppo sporgenti verso l'esterno, e anche il disegno forse poteva essere un po' più preciso, poiché come vedete qui le razze dei cerchi vanno a innestarsi nella parte più esterna del cerchio stesso, mentre osservando le foto sul fascicolo le razze dei cerchi si collegavano al canale del cerchio un po' più all'interno, sia per quanto riguarda la circonferenza stessa, ma diciamo il labbro, il bordo del canale del cerchio sporgeva un po' di più. Solo questo, non che siano sbagliatissimi, ma non mi convincono per il fatto che siano così sporgenti, solo questo. Andiamo verso il posteriore della vettura. Posteriore, anche qui dominano le linee orizzontali, abbiamo un bel posteriore che è un po' somiglia a quello della Delta S4 in realtà. Gli anni sono anche quelli. Cosa ritroviamo? Quindi troviamo un grosso alettone sul bordo del cofano posteriore, alettone che è leggermente separato, quindi non è attaccato, lascia passare un po' di luce tra esso e il bordo del cofano. Qui veniva anche ospitato un radiatore dell'olio per il raffreddamento dell'olio stesso. Specchio di coda, quindi dominato da questo inserto nero che fungeva da collegamento ideale tra i gruppi ottici posizionati ai margini della coda, gruppi ottici a sviluppo verticale, perfettamente realizzati, poiché sono in tre colori, realizzati in plastica trasparente, rossa la parte inferiore, trasparente argento questo elemento, questo inserto centrale per le luci dietromarcia, e poi abbiamo la parte arancione più in su per quanto riguarda le frecce direzionali. Davvero una bella realizzazione questa, come bella è anche questa fascia in plastica rossa trasparente che andava a collegare gli elementi rossi dei fari, e vediamo che in trasparenza si può leggere anche la scritta coupé, davvero davvero molto molto ben fatta. La fascia nera della quale parlavamo prima ha una lavorazione che va a richiamare un po' la griglia anteriore, poiché è fatta con listelli molto molto sottili orizzontali, al centro poi una zona un po' più scavata va ad ospitare la targa. Sul bordo superiore della coda poi ritroviamo l'indicazione Audi sul lato sinistro e il modello 4 invece sul lato destro. Il paraurti riprende un po' le linee di quello anteriore, quindi il paraurti posteriore riprende le linee di quello anteriore, abbiamo anche qui questo profilo nero che va a prolungarsi e fare il giro completo di tutta la vettura. Poi abbiamo i catari frangenti realizzati ai margini del paraurti posteriore, in questo caso si vedono poco poiché rosso su rosso non è ben visibile, e in video si vede ancora meno, però c'è stato un tentativo di tampografarli per renderli in un colore leggermente diverso, in realtà poi dal vivo si vede. Al di sotto poi ritroviamo il doppio terminale scarico che fuoriesce dalla coda ma in posizione un po' disassata sulla sinistra. Per quanto riguarda il lunotto è completamente liscio, collegato alla coda da questo elemento nero, e ben bordato da una cornice tampografata in nero, davvero molto molto bella, come avveniva anche per quanto riguarda il parabrezza. In più sul lunotto abbiamo anche un tergi lunotto in plastica nera
quindi un elemento a parte davvero ben ben realizzato. Per quanto riguarda il lato destro, le considerazioni non possono essere diverse rispetto al lato sinistro, quindi una realizzazione davvero molto molto buona. La vista superiore ci consente di vedere le forme di questa vettura, quindi forme piuttosto semplici se vogliamo, ma comunque piuttosto classiche, ecco, non semplici, ma impreziosite dalle allargature dei parafanghi e dalle varie griglie per lo sfogo dell'aria, come quelle che vediamo sul cofano anteriore. Naturalmente poi abbiamo la parte dell'abitacolo e la coda corta e discendente. Per quanto riguarda la parte inferiore abbiamo un accenno di meccanica, niente di che, ma tutto abbastanza nella norma, è messo in evidenza solo l'ultimo tratto del terminale di scarico, quindi con il polmone e le due uscite. Per quanto riguarda gli interni abbiamo interni completamente neri, per quanto riguarda la selleria e i pannelli porta, anche tutta la plancia, però ritroviamo che cosa? Una strumentazione, forse così riesco a farvela vedere, una strumentazione perfettamente tampografata alle spalle del volante, e quindi credo che la vettura fosse così all'interno tutta nera, tristemente nera, però diciamo non è fatta male, poiché la strumentazione è comunque tampografata nei propri alloggiamenti, quindi va bene anche così. E che dire, è un modello comunque molto molto bello, peccato per i cerchi che mi danno questa impressione di inesattezza, diciamo così, però il modello è davvero molto molto ben fatto, un modello sicuramente da avere, sia perché appunto è un bello oggetto in sé, sia per quello che dal punto di vista automobilistico rappresenta. Un modellino sicuramente da avere, probabilmente uno dei migliori della collection. Grazie per avermi seguito e arrivederci alla prossima recensione.